Dura polemica a Chieti sulle case di riposo San Giovanni Battista, ex IPAB. Dopo che i dipendenti senza stipendio sono stati ricevuti dal prefetto, la commissaria dell'ente, Sandra De Tomasis, ha sparato a zero contro i comuni che non pagano il dovuto. Ha parlato di 560.000 euro che l'istituto avanzerebbe. In particolare ha accusato il comune di Chieti per aver accumulato debiti per 125.000 euro. Altra accusa pesante della commissaria è stata che i comuni avrebbero già disponibili i soldi, ma non hanno ancora pagato gli istituti riuniti, che così sono caduti in profonda crisi. Non è d'accordo su questa versione delle cose il consigliere comunale di Forza Italia, Maurizio Costa, delegato dal sindaco di Primio ai rapporti con l'istituto. L'istituto riuniti nei confronti del comune di Chieti deve versare circa 210.000 euro di canoni idrici mai pagati, IMU, TARI e quant'altro. Loro chiedono 125.000 euro, che la somma non è esatta, in quanto la somma reale è 86.000 euro dalla ricognizione fatta dai nostri uffici. Pertanto, prima di dire anche altre stupidaggini per quanto riguarda la nomina di Tilli è pienamente compatibile, come dice la legge nazionale, ma non la legge regionale 211, che oggi, cioè del 2011, che non ha recepito le nuove direttive nazionali, cioè nel 2014 è stato emanato la nuova legge, nonché anche dall'ANAC, dove dice che anche un dipendente regionale è compatibile, basta avere l'autorizzazione dal direttore generale del suo settore.